Benvenuti carissimi, anche oggi ci troviamo qui nei dintorni di Ivrea. Questo è il sentiero TI30, che TI penso che voglia dire per turistico o qualche cosa. Inizia di qua il sentiero, si parte da questa strada statale e si inizia con questo pezzo bello roccioso e scassato, un sentiero molto bello che è un saliscendi, più scendi che sali, ed è veramente veramente proprio bello da fare, tecnico anche. Sentiero 31. Il sentiero esposto con vigneto sulla sinistra. E ora si attraversano i vigneti. Scusate, grazie. Bisogna stare attenti perché c'è una casa sulla sinistra che bisogna salire e non andare dritti perché il sentiero è chiuso. Si fa il giro intorno bed and breakfast, la campagnetta, poi navighiamo l'alberghetto, segue. Qua si entra in un tunnel al buio. Bosco molto fresco, terreno scassatissimo, bisogna stare anche attenti alle pietre. Ecco qua, molto rotto. Ok, ora a sinistra, giù di qua. Con gradini. Pietre dappertutto. Di nuovo pietraia con un salto sulle radici. In mezzo alla pietraia ditemi voi se non è bello sto sentiero. Bello tecnico.
chiosco di qua si dovrebbe arrivare. Dove non passa mai nessuno, è anche molto fresco, anche d'estate qui non si suda sicuramente. Poi ci sono dei bei salti sulla roccia, così adesso giù a sinistra. Un sentiero fatto dagli antichi romani, una pietraia incredibilmente scassata. Quando si dice lo scassato veloce, quello, proprio quello. Su Castello di Montalto, Montalto di Ivrea ovviamente. Qua a destra si va al Lago Nero, ma oggi non lo farò perché ho fatto un giro più lungo, sono davvero stanco. Il Lago Nero è un altro pezzo bello massacrante. Quei chilometri che ho già fatto oggi, il Lago Nero lo saltiamo. Siamo arrivati al Lago Pistono. Qui siamo arrivati dall'altra parte e lassù c'è il Castello di Montalto. Non ero mai arrivato di qua, passo sempre dall'altro lato.